Rieccomi qua dopo una settimana di assenza per quanto riguarda i video commenti e ci ritroviamo tra virgolette a parlare dell'ennesima non brutta prestazione, dell'ennesimo risultato inutile da parte del Livorno. Allora, 1-1 che di per sé, se non fosse non fossimo in questa situazione, potrebbe anche andare bene, ma purtroppo non va bene. Allora, un 1-1 che a parer mio ci condanna ancora di più calcisticamente parlando a quella che ormai sembra inevitabile, ovvero alla retrocessione alla Lega Pro. Allora, che dire della partita? È stata una partita strana e sotto certi punti di vista, secondo me, immeritato forse il pareggio se si va a vedere il primo tempo, ma meritatissimo se si va a vedere il secondo. Una partita che secondo me il Livorno ha voluto pareggiare, chiaramente, però ci ha messo del suo per far sì che i due punti non venissero conquistati. E niente, parliamo un po' della partita. Allora, io vorrei evidenziare la differenza per il primo e secondo tempo, perché è stata veramente netta e clamorosa, cioè ha veramente l'incredibile, perché si è partito spingendo veramente tanto, addirittura direi al massimo, per far più gol possibili, perché nel primo tempo credo che il pallino del gioco o tra virgolette il dominio ce l'hai avuto essenzialmente te, perché Perugia credo che mi ha fatto forse un tirino sì, ma nemmeno nel primo tempo. Per il resto hai provato esclusivamente te a far gol, anche se come sempre si è visto l'ennesimo difetto per l'ennesima volta. Il difetto principale che ci portiamo dietro non so nemmeno quante partite, ovvero che non riesce a buttare gol, cioè a buttare rete, scusate, e a far gol appunto nemmeno con le mani. E però ciononostante comunque è riuscito a fare un gol. E poi si è visto, questo è il primo tempo, poi si è visto un Livorno veramente cambiato, cioè da così a così per quanto riguarda il secondo tempo. Il secondo tempo che veramente io ho visto proprio una squadra proprio alla frutta, proprio bollita, giocatori che soprattutto nei minuti finali, anche se è normale ma non così tanto, non così in maniera evidente, non si reggevano in piedi, crampi a rotta di ollo, disattenzioni clamorose. Io non so se Dio è che oggi rispetto a tante altre partite c'è da incazzarsi con i giocatori, ma non più di tanto, perché comunque se non è discorso condizione fisica netto, cioè se lo fa un giocatore è un discorso, lo fanno tutti, vuol dire che cosa non va a livello di preparazione o comunque insomma di condizione, che insomma chi deve gestire ciò, secondo me. Però il problema principale non è questo, è la testa, perché io credo che sia veramente, tanto ormai sono i discorsi, cioè di arte, però se veramente ai giocatori interessassi della squadra, cioè sembrava veramente il Perugia la squadra che oggi si doveva salvare e non te. Veramente, sono fino all'ultimo devi mordere, devi proprio lottare. E niente, si è vista una squadra che sì, l'ha fatta per il primo tempo e nel secondo tempo addirittura giocava sulla difensiva. A me lo, se mi fa ridere, è che secondo me sotto certi punti di vista, per alcune occasioni sembrava che veramente il Perugia non ti volesse nemmeno fare gol per metà. A volte pressing totale era da cazzotti, perché non ci manda a lottare per un cazzo e vaffanculo, il cazzo pressi sì tanto, cioè il cazzo viene via, ma il tuo l'hai dato nel campionato, ma perché devi rompere coglioni? Invece per altre occasioni sembrava veramente il Perugia a volte ti volesse far gol. E cosa che la dico tanto per dire, anche se secondo me c'è qualcosa di vero in quello di Dio, sembra veramente che cioè secondo me il Perugia non ti voleva fare gol, cioè il Perugia ha fatto gol perché l'ha fatto una zotta clamorosa Pinzoglio, per farvi capire un po' la gravità della situazione. E cioè, come stavo dicendo, una squadra in quella situazione lì, come ormai ci siamo noi, e purtroppo come ho detto prima, calcisticamente parlando ormai sembra veramente, cioè il riso è cotto, cioè comunque oggi doveva dare mille per cento per dire, cioè lottare fino all'ultimo, oggi non è fatto, cioè sembra una squadra che gioca tanto perché deve giocare.
giocatori sembra scendere in campo per raccattare lo stipendio, alcuni giocatori, perché oggi credo che non ci sia niente da dire in primis ormai quello che è diventato una pedina fondamentale, perché comunque già l'anno scorso, ma quest'anno nonostante tutto penso sia l'unico che cioè, a cui non c'è da dirgli niente, veramente quasi niente, però Lambrughi, perché penso sia l'unico che lotta fino all'ultimo. Parlando della partita di oggi, credo che Nalte che abbia fatto una buona partita, anche se accusato, però lì di colpo e scena relativamente è avvantaggiato, che fra l'altro è quello lì che ci ha permesso di fare il gol, l'unico che ho fatto. Per il resto è una squadra veramente, non so, brutta di buffoni, sì, devo dire. E niente, questo in maniera come sempre superficiale è quanto è successo oggi. Silvio, sto registrando la notte di sabato. Mi spiace perché oggi le possibilità secondo me di vincere c'erano. Bastava solamente magari fare uno barra altri due gol, perché veramente il primo tempo ne potevi fare come minimo tre, minimo tre. E oltre a farli devi stare un pochino più attento. E non ti dovevi, e secondo me non ti dovevi chiudere nonostante tutto. Perché tipo oggi cose, cioè la Ina ha fatto il cambio, ha levato Baiushi, crampi, lui come anche Gasbar ha avuto crampi, cioè hanno avuto crampi loro, per ritornare al discorso condizione fisica. E Baiushi ce l'ha avuto anche dopo poco, era iniziato da non tantissimo, c'era tempo, e al posto magari di mettere un altro esterno alto, perlomeno un centrocampista laterale, ha messo Vergara per difenderti, e spostare un po' più su, se non sbaglio, Gasbarro, mi pare di aver capito. Boh, cioè se ne non lo devi fare. Piuttosto provare a fare altri gol, non lo so, devi rimanere così, devi mettere un altro comunque giocatore offensivo. Ma questa è la nostra mia fase, perché comunque ci sono state oltre a tutto anche se non è delle scelte tecniche, dei cambi un po' sbagliati. Però se ne me, per quanto oggi, dati poi i risultati, no? Delle altre partite poteva essere, se la neve a vincere poteva essere veramente importante, perché si riapriva clamorosamente il tutto, perché alla fine anziché ad essere 4 punti se non sbaglio da playout poteva essere a 2, e mancavano due partite importanti, già la prossima con l'Ascoli se non sbaglio, e poi l'ultima con Lanciano in casa forse poteva riaprire. La cosa di oggi è un po' la botta, però secondo me è inutile, cioè è inutile, è giusto, ma c'è un po' di inutile incazzarsi, cioè incazzarsi. Criticare i giocatori adesso, perché ormai se non il riso è cotto, nel senso il grosso è stato fatto, e purtroppo sembra veramente, non matematicamente, però come tu prima calcisticamente parlando, che ormai è inevitabile, nel senso che ormai il nostro destino è quello di retrocedere in Lega Pro. Chiaramente io come sempre, anche se la speranza di che è minima di troppo, di tanto, io fino a che la matematica non dice la sua, ci spero, anche se spera è un parolone. Questo è il commento sull'ennesima, secondo me, partita sciupata da parte di Livorno. Peccato, perché le possibilità oggi c'erano. Boh. Che poi mi fa incazzare, perché se proseguo su una alzata clamorosa di Pinzone, anche lì vorrei sapere cosa voleva fare, cioè spazzare di pugni, ma lì, cioè, o ci vai di pugni ma convinto al 100, anzi al 200%, o addirittura secondo me era un tiro potentissimo, la blocchi, la butti in terra e fai respirare un po' la squadra. Boh, una di pugni, la mezza svirgolata, non ho capito nemmeno io. Vabbè, questo è qua, questo è quanto è successo oggi dal mio punto di vista. E niente, come ho detto prima, se non sbaglio la prossima partita contro l'Ascoli laggiù, trasferta. E boh, se la prossima la perdiamo, anzi vi dirò, se la prossima la vinciamo addirittura, e quell'altra, quelle sono, diciamo, le nostre ormai dirette avversarie, inteso come, dovessero vincere tutte, grazie, arrivederci. Se perdiamo al 100%, indipendentemente dagli altri risultati, grazie, arrivederci. Se pareggiamo, bisogna vedere altri risultati. Mi pare, non lo so nemmeno, non ci dico più nulla. Fra sconti diretti, stasera. Però, ripeto, io ci spero, ma veramente è di tanto, spera, eh.
via, ci vediamo in regola, siamo imprevisti al prossimo video. Ciao a tutti.